Benvenuti a tutti, vi ringrazio di essere qua con noi questa sera a questa serata informativa. Dal nome ora TAV, caro TAV, quanto ci costi? Abbiamo pensato di aprire i lavori con questo filmato, vi diremo dopo perché. Intanto vogliamo darvi delle informazioni di servizi importanti che la regia mi ha sollecitato all'inizio di compilare il questionario gentilmente e di riconsegnarlo all'uscita quando ve ne andrete. E appunto vi stavo dicendo che la serata è una serata informativa organizzata dal Movimento 5 Stelle, dal Meetup, e da ovviamente delle persone che sono qua fra noi stasera, che ringrazio, come ringrazio chi è intervenuto, i relatori, che sono Antonio Schianzani Chant e il deputato portavoce Riccardo Fracaro, che adesso è fuori ma interverrà dopo. E lascio a Antonio Schianzani Chant per presentarsi, per capire chi è. Io sono Giulio Valdessari, sono il moderatore della serata, sono un attivista del Movimento 5 Stelle del Meetup Trentino, sono collaboratore del gruppo consigliare provinciale di Trento e faccio parte anche del Meetup Tresponde del Lago di Garda. Adesso lascio la parola a Stefano. Pronto? Buonasera, sono Antonio Schianzani. Non parlerò subito dei TAV, tenterò di inquadrare il problema generale in un problema molto più ampio. Però, prima di tutto mi presento. Non so se parlo troppo vicino o troppo lontano. Innanzitutto, chi sono? Sono un vecchio, compirò 82 anni a novembre e secondo le statistiche Istat in Italia l'aspettativa... della vita è di 78 anni, quindi io non so bene se devo considerarmi un sopravvissuto, e sarebbe un bel guaio se il Padre Eterno mi richiedesse indietro gli anni che ho vissuto in più dei 78 che mi hanno dato, o ancora più imbarazzante sarebbe di dover decidere di morire da un giorno all'altro. Però questo è possibile, vedo di abituarmici. Tornando invece ad altri problemi, vorrei chiarire che questa è una società stranissima, perché è una società di vecchi, perché sono più abbondanti dei giovani, però è una società di vecchi che vive con gli idoli dei giovani e dei giovanissimi. E certe volte bisogna vedere questi vecchietti, miei coetanei, maschi e femmine, come si combinano per sembrare dei giovani. Non sanno essere vecchi. Ecco, io volevo fare questa presentazione dei relatori proprio perché poi volevo lasciare la parola alla giovane. Quindi mi rilancio. Allora, lascio la parola di presentazione a Riccardo Fracaro. Velocissimo. Buonasera, sono Riccardo Fracaro, sono... un vostro dipendente eletto col Movimento 5 Stelle nel 2013. Grazie a tutti. E quindi riprendiamo la parola e la diamo, come diceva Scanziani, a una giovane. E la chiamiamo qua presso di noi, Alessandra Zanini, che ci racconta la sua storia di, permettimi il termine, espropriata, giusto? Sì. Alessandra, la cosa importante in questo momento è che tu descriva
il filmato che tu hai postato anche su YouTube e la tua esperienza. Ecco, ti lascio la parola. Allora, buonasera a tutti, sono appunto Alessandra Zanini, una delle espropriate di Via Toscana, una delle persone espropriate di Via Toscana. Tutto a inizio, non so se conoscete la storia appunto di Via Toscana, il 20 luglio del 2012, quando da un articolo del giornale di Brescia che parlava dei lavori che avrebbero creato disagi, traffico e qualche problema appunto all'interno della città nei prossimi anni, si parlava anche dell'abbattimento di alcune palazzine per il passaggio dell'alta velocità e c'era la foto di casa nostra. Quando i progetti, questo appunto a luglio del 2012, quando poi è da sottolineare che i progetti definitivi per questo progetto erano del 2009. Da allora abbiamo iniziato a cercare informazioni, avere contatti con anche le amministrazioni per capire, nel senso, come dei cittadini da un giorno all'altro scoprono dal giornale che perderanno la loro casa. Nessuno gli ha mai comunicato niente, non si sapeva niente, non sono mai state fatte assemblee informative a riguardo della cosa, non sono mai state mandate delle raccomandate, per cui ci siamo comunque concentrati a cercare di attirare l'attenzione mediatica per avere delle risposte anche da parte appunto delle amministrazioni. Le risposte non sono in realtà mai cioè non si è mai stata data una vera e propria risposta, nel senso che già a ottobre del 2012, quando siamo riusciti a ottenere la prima assemblea con Italferre Comune di Brescia, la risposta abbastanza violenta che è stata data alle persone riguardo alla mancanza di informazione e alla mancanza di comunicazione a chi appunto avrebbe perso la casa era che finché il progetto non iniziava a essere effettivamente realizzato non avevano soldi per mandare 23 raccomandate alle persone che erano coinvolte dagli espropri. Questa è stata la risposta e questo è stato l'inizio di tutta questa vicenda. Nel frattempo posso raccontarvi mille cose, nel senso di come ad esempio dopo le nostre richieste di accesso agli atti per controllare appunto che ci fossero state comunque rispettate le procedure per gli espropri e ci fosse comunque l'idoneità, cioè verificare l'idoneità del progetto che stavano costruendo, dopo mesi di attesa Italferre ci ha concesso solo di visionare una parte molto scarsa di documenti già scelti a tavolino precedentemente da loro e di come le amministrazioni in tutto questo siano state completamente assenti, non siano mai state vicine alle persone che appunto comunque erano più coinvolte, perché comunque sappiamo benissimo che siamo tutti coinvolti più o meno direttamente dalla costruzione di quest'opera, però le persone che appunto sarebbero andate incontro agli espropri delle proprie abitazioni non hanno ricevuto nessuna vicinanza, nessun appoggio e nessuna informazione. Siamo stati messi di fronte a un vero e proprio ricatto morale, nel senso c'è un ricatto, o accettate i soldi che vi diamo con l'esproprio oppure comunque la casa la perderete comunque, i soldi magari non li prenderete nemmeno, ne prenderete molto meno con un esproprio coatto. Purtroppo a Brescia al momento non esiste, comunque anche negli anni scorsi non esisteva un movimento tale per poter far sì che le persone decidessero di non accettare gli espropri e resistere a questa cosa, per cui nel passare del tempo appunto abbiamo dovuto comunque accettare tutte e 23 le famiglie presenti in Via Toscana, più le famiglie che erano presenti anche il villaggio Violino, che erano una palazzina con 4 famiglie, accettare questo esproprio. Accettando appunto, iniziando le trattative con i tecnici di Italferre per accettare lo esproprio, un'altra ingiustizia che abbiamo dovuto subire è stato quello che per avere il rimborso abbiamo dovuto ritirare il ricorso che avevamo fatto come abitanti di Via Toscana al TAR. Questo è stato proprio un'altra forma appunto di ricatto, nel senso se volete avere il rimborso dovete per forza ritirare il ricorso al TAR. Ho detto appunto che abbiamo scoperto il 20 luglio del 2012 di avere questa notizia, oggi siamo al 18 luglio del 2014 e le case sono state tutte abbattute. I lavori di abbattimento sono iniziati a fine giugno e primi di luglio appunto di quest'anno
e da gennaio, cioè in realtà dalla fine dell'anno, le prime persone appunto hanno iniziato a lasciare le case, e a febbraio di quest'anno le case erano già completamente vuote. C'è da sottolineare anche qui che le preoccupazioni sia delle amministrazioni che di Italfer, più che nella tutela comunque di questi abitanti che erano stati completamente trascurati, erano stati comunque abbandonati completamente a se stessi, trovandosi a perdere la casa, anche qui si è dimostrato che durante il periodo in cui alcune persone comunque avevano già lasciato la casa, abbiamo subito diversi episodi di sciacallaggio, nel senso che la gente sapeva che le case iniziavano a essere vuote e venivano purtroppo a rubare anche all'interno, ad esempio, del mio giardino mentre ancora vivevamo in casa, cioè rubare vasi, togliere le reti, eccetera. Quando abbiamo sottolineato questa cosa anche alle amministrazioni non è stato fatto niente, però appena le case sono state completamente vuote è stato messo fisso un guardiano, pagato ovviamente da Italfer, per far sì che le case eventualmente non venissero occupate o si facesse chissà cosa, e una serie di telecamere ben costose, quindi i soldi li hanno ovviamente sempre per quello che interessa, mentre per la tutela comunque dei cittadini assolutamente no. Sono passati 2 anni e 2 anni veramente difficili. Questo, il video che appunto c'era prima, è un video che abbiamo, in realtà l'ha scritto mia sorella, cioè le frasi le aveva scritte mia sorella in un momento, in uno dei tanti momenti di rabbia e sconforto di fronte alla voce. Di fronte appunto all'impotenza di poter far molto poco, nel senso che appunto non abbiamo potuto fare magari quello che avremmo voluto. Per cui mia sorella appunto aveva pensato di scrivere queste frasi per chi avrebbe dovuto abbattere casa nostra, cioè in modo che chi doveva abbattere la nostra casa si trovava di fronte al fatto che questa non è solo una casa. Io in quella casa ci sono nata 26 anni fa, abbiamo passato tutta la nostra vita lì, tutti i nostri ricordi, la casa non sono assolutamente solo mura, ma sono una serie di emozioni, una serie di ricordi, una serie di sensazioni, eccetera, che non possono essere sicuramente indennizzate con un indennizzo monetario e che soprattutto non trovano nessuna giustificazione per il motivo per cui appunto stiamo perdendo la casa. Nel senso, fosse un'opera utile, fosse un'opera che serve, vabbè, sfiga vuole, è toccato a me perdere la casa. Invece per un'opera che non serve, crea danni e sappiamo tutti che tipo di opera è, non si troverà comunque mai, almeno da parte nostra, una spiegazione, una giustificazione a questa cosa. Il video quindi nasce appunto per far capire comunque anche a chi non è stato coinvolto cosa abbiamo dovuto passare e cosa purtroppo, se questo progetto continuerà e quindi uscirà da Brescia, dovranno passare comunque tantissime altre persone. Al di là di quello che noi abbiamo comunque sempre cercato, facendo comunque anche parte del gruppo Notav di Brescia, di sottolineare è il fatto che sì, è vero, noi siamo stati coinvolti più direttamente, però ci sono tante altre persone che sono state coinvolte direttamente e per cui non è stato comunque previsto nessun tipo di tutela e indennizzo, anche se anche i nostri indennizzi non ci hanno fatto diventare ricchi come spesso si è detto, ma anzi. Ad esempio, i negozianti e gli abitanti della zona che si trovano attualmente con una totale mancanza di informazione, nel senso che i lavori sono iniziati senza che nemmeno gli abitanti che si trovano a ridosso dei cantieri sapessero della cosa. I lavori sono iniziati, i lavori di abbattimento sono iniziati in maniera alla modalità, nel senso con cantieri, con polveri non, assolutamente non controllate, con idranti che non dovrebbero fare la loro funzione, con operai che non usano i caschetti, che non usano le mascherine, mettendo a serio rischio anche la salute degli abitanti, perché non so se l'avete letto sui giornali, eccetera, sia in via Roncadelle che in via Toscana, per come sono stati fatti purtroppo i lavori, il rischio di dispersione di fibre di amianto è stato molto alto e purtroppo ci sono state anche appunto, non è stato solo un rischio. Consideriamo che in via Toscana non è stato nemmeno messo un cartello, banalissimo cartello, per avvisare le persone dell'inizio e della fine dei lavori, cioè completa, totale disinformazione e disinteresse nei confronti del cittadino. Ecco, quello che ho da dire è che la mia speranza è che appunto
cercando di fare veramente informazione. Quello che manca purtroppo, perché la gente si sensibilizzi su questo argomento, è l'informazione. Le persone purtroppo si fermano al quello che dice il telegiornale o quello che leggono sui giornali, e quindi la lotta no TAV perde tutte le caratteristiche belle che ha e vengono valorizzate delle caratteristiche in realtà che non appartengono nemmeno alla lotta stessa. Per cui la mia speranza è quella che attraverso appunto un'informazione, una condivisione di questi ideali che vanno al di là di una lotta comunque contro un treno, cioè è proprio una lotta contro un modello che non funziona, contro una serie di ingiustizie a cui le persone sono sottoposte, e di fronte al fatto che ci raccontano sempre che non hanno soldi per niente, non hanno soldi per le bonifiche eccetera, però i soldi per questi progetti ci sono e li continuano a fare. La mia speranza è che appunto attraverso comunque l'informazione e la sensibilizzazione della gente comune, il lotto che sarà il lotto in uscita da Brescia, che è appunto la tratta Brescia-Verona, possa costruirsi una vera e propria opposizione a quest'opera da parte della gente. Noi come gruppo Notav stiamo lavorando per questa cosa, infatti vi invito tutti a venire lunedì 21 a Lonato, in via Zambelli 22, dove faremo una seconda assemblea appunto intitolata Fermarlo tocca a noi. Fermarlo tocca a noi, facendo informazione, facendo aggregazione tra le persone. E una prima iniziativa che nella scorsa assemblea che abbiamo fatto appunto nelle settimane scorse è uscita, è fare una passeggiata nei terreni più colpiti e toccati dall'uscita appunto della Brescia-Verona, quindi i terreni anche del Lugano, dove appunto la produzione del Lugano avrà una grande perdita. Noi speriamo appunto di, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione, far capire anche quello che con il video noi speriamo di aver fatto capire, che ci sono tante altre cose dietro il TAV, non sono solo interessi, non sono solo soldi, non sono solo mura. La gente inizia appunto a interessarsi, a sensibilizzarsi, a unirsi, a creare veramente qualcosa che possa salvarci da un ulteriore scempio che invece verrà compiuto se le cose non andranno così. Grazie Alessandra. Mi trovo a mio agio avendo il microfono in mano, scusate. Ti ringrazio di cuore della tua testimonianza, e ti ringrazio anche del video che hai postato su YouTube, perché ci dà la possibilità poi di distribuirlo in ogni angolo. E io, proprio poi per passare la parola a Scanziani, ho preso degli appunti perché ho segnato che voi non siete stati informati. C'è stato dell'amianto, c'è stato dell'inquinamento, ma se non sbaglio, la tratta che passa per la tua ex casa è stata disegnata per risparmiare 10 minuti in confronto alla tratta tradizionale. E questo mi dà la possibilità di riprendere 10 minuti di un'email che mi ha mandato Scanziani per capire un po' la situazione delle ferrovie. E con questo poi passerò la parola a prossimo relatore, appunto, che è Scanziani. Scanziani ci scrive: amici, leggo il titolo, cronaca di una normale giornata ferroviaria, 15 luglio 2014, Desenzano, Milano, Desenzano, Freccia Argento. Amici, lo slogan di Trenitalia è: chi ti dà di più? Manifesti e mini spot televisivi. Stamani di buon'ora ho preso la Freccia Argento per recarmi a Milano, costo in seconda classe 17,40 euro, perché lo sconto Alzheimer, ossia per anziani, altrimenti circa 20 euro. Alzheimer l'ha scritto lei, no? No, è proprio lo sconto Alzheimer. Nella mia vettura, la 4 per cronaca, non funzionava l'aria condizionata, il termometro toccava i 32 gradi, tutti sudavano, tra l'altro sulle frecce i finestrini non si aprono. Al ritorno, vettura 6, lo stesso pomeriggio e lo stesso costo, sempre sulla Freccia Argento, erano saltate le indicazioni dei vagoni. È stata gente che ha percorso più volte il convoglio per contare le vetture, perché distrattamente perdeva il conto e doveva incominciare da capo. Bene o male ognuno ha preso posto, anche se la vettura non era proprio quella giusta, e il posto, se dire, non corrispondeva a quello indicato sul biglietto. Sia l'andata sia il ritorno, 10 minuti di ritardo, ecco i famosi 10 minuti che ti dicevo, che riflettendo su un percorso di un'ora circa rappresentano più del 15%.
Arrivato alle 17.06 a Desenzano, volevo fare un biglietto per un viaggio che ho programmato per fine agosto. Biglietteria chiusa, fila di persone in attesa del nulla, turisti stranieri compresi. Ho domandato al bar della stazione l'orario della biglietteria. Dalle 7 alle 20 orario continuato. Alla domanda perché è chiusa, risposta, saranno in pausa. Vi era una macchietta del comico montesano, un anziano turista inglese che ad ogni disfunzione italiana commentava, folcloristico, e chi ci dà di più? In effetti dà di più, essendo Trenitalia l'unico vettore ferroviario, monopolio, in quanto non ve ne sono altri. Non si possono fare paragoni, altro slogan consigliabile, buona serata. Quindi ho preso questa sua email perché chiaramente c'è il dramma personale, ma vogliamo anche introdurre, anche per la solidarietà nei vostri confronti, che c'è un dramma nazionale e che ovviamente è velato da spot televisivi, ma che riprende una lunga storia che lascio raccontare a Scanziani. Riprendo la mia storia facendo però un commento grave, nel senso che non si sa perché abbattano queste case e facciano una stazione a Brescia, perché a Brescia il TAV non deve fermare e non può fermare. E se voi pensate al tracciato Milano-Roma, la prima stazione è a Bologna, città come Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena non hanno fermate TAV, perché è già antieconomica fare una TAV per 120 km come sono la Milano-Torino, che è in perdita. Figuriamoci per 80 km. Non esiste la ragione per cui si venda qualcosa che non c'è, cioè la fermata TAV. Ci saranno altre misteriose ragioni che non conosco, ma è una delle tante disinformazione e violenze che questo strumento di velocità ferroviaria sta facendo agli italiani. Quindi è ancora più grave, non serve nulla la stazione qui, perché l'unica stazione ragionevole, se sia ragionevole non lo so, il TAV da Milano a Venezia, Venezia, le altre non sono ragionevoli. Ma torniamo al discorso, chiedo scusa di aver portato via la parola a questa giovane fanciulla che soffre e si sente che soffre, lei e la sua famiglia. Vorrei riprendere il discorso, a parte la mia vecchiaia, e tentare di introdurre attraverso un discorso su di voi. Io sono svizzero, voi siete italiani, i miei figli sono diventati tutti italiani, però io vi devo parlare degli italiani. Soprattutto in questo momento in cui siete giù, vi si dice che siete un popolo strano, un popolo che non sa amministrarsi, un popolo sprecone. Bene, in un edificio di Roma c'è una scritta a proposito della gens italica, un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori. Così è scritto su questo palazzo che si chiama Civiltà Italiana all'Eur di Roma. L'ha fatto scrivere Benito Mussolini. Subito dopo la guerra, questa specie di frase fu presa a sghignazzate dagli italiani. Però invece è una verità assoluta. E ve la vorrei dimostrare. Nel campo della letteratura, l'Italia è al primo posto in Europa perché la Divina Commedia di Dante è nata 300 anni prima di qualsiasi altro grande poema
inglese, francese o tedesco. Addirittura i tedeschi hanno dovuto aspettare anche oltre, perché la lingua fu messa a posto da Lutero non facendo qualcosa d'originale, ma traducendo la Bibbia. Quindi l'Italia e gli italiani sono coloro che hanno creato in Europa la letteratura, con Dante e tutti coloro che l'hanno seguito. Ma non è finito. Parliamo di pittura. Io cito solo due cose, delle migliaia che ci sono. La Cappella Sistina, che è qualche cosa che vi assicuro, chi ha avuto la fortuna di visitarla, ti prende lo stomaco, tanto è bella. E nessun altro popolo ha una Cappella Sistina. Però poi, per non dar torto ai milanesi, i milanesi hanno un altro capolavoro, altrettanto, che ti prende, ed è L'Ultima Cena. È stupenda. Chiede raccoglimento. Quando si esce veramente con un sentimento diverso. Arriviamo alla scultura. Ne cito altri due. Il David di Donatello e la Pietà Rondanini di Michelangelo. E anche questo sono due opere d'arte incommensurabili. Non parliamo poi degli architetti. Arriviamo però ad altre cose che non sono note, perché voi non ci riflettete. Non esiste un continente che sia stato attribuito a un uomo. Solo l'America, perché è di Amerigo Vespucci, un italiano. Gli altri sono l'Europa, che è una mitica dea, l'Asia, Asia che in, mi sembra fenicio, vuol dire il luogo ad oriente, e Africa, che significa il luogo al sud. L'Australia, è facile, è il luogo del continente del sud, del emisfero sud. Quindi anche qui tutto il mondo riconosce la priorità italiana. Ma ce ne sono mille altre cose. Voglio soltanto dirvi Volta, Meucci col suo telefono, Fermi, Marconi con la radio. Sono tutti italiani, signori miei, sentitevi orgogliosi di appartenere a questo grande popolo. E vi narro anche un'altra cosa. L'Italia, che io ho conosciuto nel 1946 bambino, perché l'ho attraversata in automobile per raggiungere da Berna in Svizzera Roma, dove mio padre doveva andare come inviato speciale, bene, era un'Italia distrutta. Tutte le belle città che c'erano erano state bombardate, c'erano le tessere annonarie, esistevano delle lire che si chiamavano amlire, che venivano stampate dalle forze di occupazione e il governo italiano le doveva pagare. C'erano centinaia di migliaia di profughi senza lavoro. Questa era l'Italia del 1946. Nemmeno 10 anni dopo, gli italiani, che tutti insieme, e fu veramente una cosa meravigliosa, decisero di ricostruire questa nazione. E lo fecero, signori miei, e lo fecero con una grandissima capacità. E siccome sono vecchio, vi dico che a quell'epoca, negli anni 50, l'Italia in Europa era l'unica nazione che aveva un minimo di benessere. Non lo aveva la grande Germania, non l'aveva la vincitrice Inghilterra, non l'aveva la vincitrice Francia. L'Italia con le sue mani, gli italiani l'hanno ricostruita. E noi quindi ci stiamo in quest'ambito,
E adesso vi dirò altre cose che non conoscete. L'alta velocità ferroviaria è stata inventata dagli italiani, né dai giapponesi né dai francesi. Nel 1939 Mussolini stabilì che bisognava battere il record dell'alta velocità e il treno da Milano a Firenze su normali binari con una normale locomotrice ci mise un'ora e 52 minuti, signori, un'ora e 52 minuti. E questo fu un record. E l'alta velocità, quindi, non solo, più tardi, sempre il genio e l'ingegneria italiana hanno inventato il pendolino. Il pendolino è un treno che con un assetto variabile raggiunge velocità incredibili, cioè i 220, i 230, viaggiando sui normali binari, senza bisogno di costruire, come hanno fatto i giapponesi, delle linee specializzate alimentate con un'elettricità speciale, consumando elettricità enormemente, e poi sono stati imitati dai francesi. Ebbene, questo pendolino è stato venduto, io dico svenduto, ai francesi per costruire delle linee artificiali, le linee TAV, e i francesi lo chiamano treno di grande velocità, invece è TGV, e noi quindi abbiamo rinunciato alla nostra invenzione, alla nostra capacità, con la quale avremmo raggiunto le nostre città. Scusatemi, ma mi sento proprio italiano anche se ho un passaporto svizzero, e per acquistare qualcosa dai francesi costosissima, e gli abbiamo ceduto il nostro brevetto. Attenzione, il nostro brevetto, il pendolino, è il treno più venduto al mondo. Lo comprano gli americani, i russi, gli svizzeri, gli austriaci, i tedeschi, perché è un treno veloce che non ha bisogno di investimenti incredibili. Questa è una realtà, non sono invenzioni, sono gli italiani che l'hanno fatto e l'hanno svenduto. La Fiat e le ferrovie l'hanno svenduto, ci sarà stata qualche ragione per cui l'hanno svenduto. Ritorniamo. Ogni volta che io parlo di queste cose, scusatemi, ma sono un vecchio emotivo, ci soffro. Comunque, i pendolini, tanto per darvi delle cifre, ne sono stati venduti 440. Nessun treno al mondo ha avuto questi numeri. Vabbè, parliamo di TAV invece. La TAV è nata nel 81 in Francia, ecco, nel 1981. In Italia se ne è incominciato a parlare alla fine degli anni 80. E un gentiluomo, un politico, un socialdemocratico, una persona per bene, quando ha saputo che si faceva, che era stato deciso di fare il TAV, si prese una lettera e la inviò al ministro del bilancio Andreatta, denunciando tutte le porcherie. E questa lettera la potete trovare addirittura su internet, digitando lettera di Luigi Preti, e l'avete. Però in questa lettera si diceva di tutto e di quello che non si faceva, gli inganni che erano stati fatti, si spacciava l'investimento parzialmente di privati, cosa che lui smentisce, non era assolutamente vera, e poi vedremo chi
dichiara che non fosse vero. Lorenzo Necci era l'amministratore delegato e questo amministratore delegato veniva dall'ENI, dove aveva fatto un'ottima scuola. Io vorrei ricordarvi, lo so che in Italia Mattei è un mito, però non lo è. E vi leggo una frase che lui ha detto e troverete anche quella su internet. Uso i partiti allo stesso modo come uso i taxi. Salgo, pago la corsa e scendo. Questo l'ha detto negli anni 50 e l'ha fatto. Ma l'assurdo, incredibile, è che il presidente di una società statale corrompesse i partiti. Ma è folle. I suoi allievi, Necci, alle Ferrovie, non hanno fatto altro che la stessa cosa. È gravissimo, signori. E questo Mattei passa per un eroe. Vabbè, comunque, il buon Luigi Preti ha anche presentato una denuncia alla Procura di Roma. Questa denuncia non passava, non andava avanti. Comunque Preti insisteva e finché qualche magistrato che non nascondeva queste denunce ha aperto un'inchiesta e da questa inchiesta c'è stato un processo dove sono stati incriminati anche i magistrati che hanno nascosto le denunce. È tutto ufficiale. Questo processo si è tenuto a Perugia perché non poteva tenersi a Roma in quanto i magistrati erano magistrati del romani e quindi devono essere giudicati a Perugia. Cos'è successo? È successo quello che spesso succede in Italia, che dal 1993, quando questa denuncia si è presentata, il processo si è chiuso nel 2011, qualche giorno dopo la denuncia, e naturalmente è stato deciso il non luogo a procedere in quanto c'erano scaduti i termini. Continuiamo, faccio una breve pausa. La disinformazione che fa la Trenitalia e le ferrovie, che fanno Trenitalia e le ferrovie, sono enormi e nonostante che sono venute denunce da tutte le parti, si sono raccontate delle frottole terribili. Incominciamo dal Corridoio 5. Il Corridoio 5, se non si fa il TAV, non si è in Europa, perché esiste un Corridoio 5. Il Corridoio 5 dovrebbe, a quanto raccontano le ferrovie dello Stato, congiungere Lisbona a Kiev per ferrovia. Allora, il Corridoio 5 era semplicemente un'idea di Bruxelles che bisognava fare dei collegamenti tra l'Atlantico e gli Urali attraverso strade, aerei e treni. Nessuno ha mai detto che doveva essere un collegamento ferroviario e ancor meno un collegamento con l'alta velocità, i treni ad alta velocità. Vi dico soltanto che il Portogallo ha detto no all'alta velocità e immaginatevi un viaggiatore, oggi sto parlando non nel 1700, che sale su un treno a Kiev per andare a Lisbona facendo quasi 5.000 chilometri in treno. A parte i costi con i low cost
in aereo gli costerebbe, non so, nemmeno un niente, ma in treno gli costerebbe delle cifre pazzesche. Poi con l'alta velocità, pensate solo che cosa costa il Milano-Roma. Allora, questa è una favola che hanno raccontato e non è vera. Vi dico anche di più, sono riusciti a dire che la Torino-Lione faceva parte del corridoio 5 e vuol dire non conoscere la geografia, perché immaginatevi un treno che parte da Lisbona, arriva a Barcellona, dopo va a Marsiglia, da Marsiglia va a Genova, voglio dire, non, o si fa un buco e va a Milano, ma non va a Lione per scendere poi dopo a Torino, cioè, è un zigzag, non è una linea ferroviaria. E questa è la realtà delle frottole che raccontano questi signori. Perché non osano dire facciamo un treno che congiunga Torino a Lione, cioè, voglio dire, e a Parigi. Può essere giusto, può non essere giusto, però è un modo di dire. Non si racconta la storia del corridoio 5. Ma perché prendono gli italiani quest'oro? Ma non è finito con le cose che raccontano. Vi vorrei dire che questa gente si è assolutamente indebitata fin sopra i capelli per costruire questo TAV. Probabilmente anche per nascondere dei deficit di bilancio, questo lo affermo non io, lo afferma non l'Antonio Scanziani, ma la Corte dei Conti, che lo scrive in una sentenza. Dice, questi denari chiamati per la TAV, per il TAV, vengono spesi per altre ragioni. A un certo punto, un certo giornalista, tra i giornalisti ce n'è di tutte le specie, scrive che, per giustificare il TAV, che da 20 anni il TAV funziona benissimo in Europa e che è pagato al 50% dall'Europa e al 30% dalla Francia. Allora, primo, secondo questo giornalista l'Europa è composta dalla Spagna e dalla Francia, tutte le altre nazioni non hanno il TAV e quindi come diavolo fanno a dire che era da 20 anni che in Europa funzionava benissimo, è già un falso. Ma non è finito. Questo giornalista dice che ci sono dei finanziamenti europei per il TAV. Non è vero. Ogni nazione si paga il proprio TAV. E sarebbe anche da idioti, pensate, l'Italia si costruisce la linea Torino-Milano-Roma e quegli imbecilli di francesi danno il 50% e l'Europa dà il 30%, col 20% si fanno delle linee e allora sì che è conveniente il TAV. Non è evidentemente così, e sono quelle che durante il fascismo si chiamavano le veline, che non sono le ragazze di Striscia la Notizia, erano delle notizie che il partito diceva bisogna pubblicarle. Arriviamo ad altre storie. Uno dei sodali di Necci, un certo Ercole Incalza, anche lui processato per corruzione, eccetera, eccetera. Beh, questo qui uno si aspetta, processato per corruzione, accusato di tutti i più peggiori delitti, non è riuscito a non andare in galera, ma se non altro non lavora più al Ministero. Eh no, signori, questo continua ad avere un importante ufficio nel Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il signor Incalza, scusate, mi ho sbagliato.
Ora, questo significa l'arroganza. E l'arroganza è ben espressa in due episodi che vi voglio raccontare. Ma un secondo che mi trovo, vorrei non sbagliarmi. Ecco, il vicepresidente della Federconsumatori ottiene un appuntamento con Trenitalia per protestare perché i pendolari si vedono mal serviti su un treno Napoli-Salerno e viceversa. Finalmente li riceve e vi devo proprio leggere quello che quelli di Trenitalia dicono a costoro. Il vicepresidente si chiama Sergio Veroli e dice: al riguardo ricordo un incontro che organizzai a Roma fra Trenitalia, che voleva eliminare l'intercity della mattina Salerno-Roma, e una delegazione di pendolari composta da un architetto, una guardia giurata, un funzionario della regione Lazio, eccetera. Quando Trenitalia disse ai pendolari: decidiamo noi come gestire i nostri treni e queste scelte non possiamo discuterle con voi. Cioè, gli utenti pagano il biglietto. Ma la cosa peggiore è che dopo questo incontro hanno eliminato addirittura il treno, che non c'è stato più, per punizione. Se tu protesti ti levano anche il treno. Questa è un individuo. Ma io mi chiedo, come fanno questi amministratori di Trenitalia di essere felici per come amministrano i treni? Io affermo e mi assumo tutte le responsabilità civili e penali di questa mia affermazione, che sono degli incapaci. E ho delle testimonianze, non solo i 3 milioni che quotidianamente devono prendere i treni dei pendolari. Trenitalia ha tentato una volta di fare un'avventura internazionale con un treno che si chiamava Cisalpino, fatto con le ferrovie svizzere, ma gestito completamente dall'Italia, che collegava Genova, Venezia, Roma, Milano con Basilea, Zurigo, Lucerno e Ginevra. Beh, questo treno era così ben gestito, sono fatti ufficiali, naturalmente in Italia nessuno l'ha saputo, in Svizzera sì, che certe volte si è dovuto fermare in stazioni non previste perché i cessi, ossia i WC, non funzionavano e la gente moriva perché erano distanze lunghe per fare pipì. E allora il conduttore l'ha fermata e li ha fatti scendere. Ma la cosa più grave è che gli utenti hanno ribattezzato questo treno Cessalpino. Hanno fatto delle magliette e ed è ufficiale. Voi andate, adesso essendo morto Cisalpino, il sito internet non è più, è attivo ma non è più aggiornato. Però digitate Cessalpino e arriverete a avere la storia del... E questo sarebbe la capacità amministrativa di questi signori. In Italia non sanno far funzionare i treni, perché questa è la realtà. In Svizzera, ma non è finito. Signori, questi qui spendono delle cifre incredibili. Le perdite sono oltre ogni dire. Un istituto, l'Istituto Bruno Leoni di Torino, ha fatto uno studio di quanto ci costa le ferrovie dello Stato. In 224 miliardi di euro
in 20 anni. Più di 10 miliardi l'anno di deficit. E questi sono degli amministratori. E con questi soldi fanno, pensano di fare una linea ad alta velocità. Ma come dice Preti, pensiamo prima a aggiustare le linee normali, l'ha scritto Preti. Pensate che attualmente sul tratto Roma-Napoli ci sono 6 binari, ce n'erano già 4 prima, più i 2 del TAV, 6. Tutti i treni sono in deficit, tutti. Ma veniamo a una cosa ancora più grave. Quello che ha... Scusami, ho finito. Ah, sì. No, no, finisca. Finisca, non si preoccupi. Un momento. Sarò il più stringato possibile. La foga e le cose da dirvi sono tantissime. Non per interrompere, ma mi viene in mente che 224 miliardi di euro, ma leggendo la sentenza della Corte dei Conti, più gli interessi. Ah, sì. Gli interessi non li dimenticano, come il debito pubblico. Bravissimo. Più gli interessi, sì. Allora, io vi dico che non vi sto raccontando niente di nuovo. È 3 anni che studio queste cose, perché nel 2009 mi incaricarono di studiare il problema del cesso alpino e lo feci. Poi venne a abitare, poi dopo seppi che dovevano fare la linea qua e mi scandalizzai perché bevo Lugana, trovo che il turismo verrà distrutto e mi sono messo a studiare i problemi del TAV. E si sono accorto, guardate, bisogna mettersi, se si studia, vi consiglio, se volete approfondire, di munirvi di una camera gas, antigas, perché è un miasma che vi esce fuori ad aprire tutte queste porcate, che è incredibile. Poi dicono che non hanno i soldi per i francobolli, ma signori miei, hanno speso miliardi inutili e, come dice uno che ha scritto un libro importantissimo dal titolo La corruzione ad alta velocità, e chi l'ha scritto è il Posimato, un magistrato, il magistrato del processo Moro, che gli ha messo i nomi e cognomi, ma qui evidentemente sono intoccabili. L'ho detto, è la scuola Mattei, intoccabili, possono anche confessare i più brutti delitti, ma non li tocca nessuno. Alcuni libri che vi vorrei consigliare se volete approfondire questo argomento. Io quindi non ho fatto altro che studiare, non ho scoperto molto. Una cosa che ho scoperto stamattina ve la racconterà il moderatore. C'è un libro molto bello, il libro nero dell'alta velocità di Ivan Cicconi, forse qualcuno lo conosce, è stupendo e narra tutte le cose. In Francia, patria del TGV, è uscito un libro stupendo anche questo, che dice Faillite à grande vitesse, che vuol dire, chiamando invece di TGV, FGV, cioè fallimento, che vuol dire fallimento ad alta velocità. Infine, l'Economist, che è la più grande e importante rivista economica al mondo, intitola in generale i DAV, The Great Train Robbery, la grande ruberia dei treni, sostenendo che è antieconomica, e finisce così: coloro che adotteranno il sistema TAV rischieranno di deragliare sia come
ferrovie sia come economia nazionale. E con questo passo la parola. Ringrazio Antonio Scanziani che ci dà uno spaccato ovviamente di generazioni che sfortunatamente hanno visto corruzione ieri e corruzione oggi, e a questo punto passo la parola a Riccardo Fracaro che ci racconta la realtà. No, ma c'è un po' di carte, no? Non c'è di oggi. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a tutti quanti voi per essere qui in questa serata afosa estiva bresciana. Ringrazio i relatori che mi hanno preceduto, anche se più che relazioni dovremmo parlare forse di testimonianze. Abbiamo avuto la testimonianza di un abuso ingiustificato, irrazionale, e la testimonianza delle meraviglie e delle nefandezze che gli italiani sono in grado di compiere. In realtà anche la mia è una testimonianza, nel senso che il mio rapporto con l'alta velocità nasce non tanto da ricerche legate all'attività politica, ma perché si tratta di un'opera che andrà a toccare quella che è la terra in cui vivo, il Trentino. Quindi mi sono occupato di alta velocità per interesse personale, come cittadino. Trovo però che questa sia non una brutta cosa, ma una bellissima cosa, perché la non funziona più. Se n'è andato. No, c'è. Troppo lontano. Ecco. No, ci siamo? È Moretti che sta boicottando. Ecco. Allora, dicevo che trovo che comunque sia una bella cosa, perché la politica non è altro che occuparsi della cosa comune, di quella che conosci, delle cose comuni in cui l'ambiente in cui vivi, che può essere il quartiere, la città, la provincia, la regione o la terra. Ed è accaduto proprio così, perché grazie a comitati territoriali, non grazie quindi all'informazione ai mass media tradizionali, sono venuto a sapere che nel mio territorio sarebbe stata costruita un'opera gigantesca, tanto che si parlava di più di 190 km di gallerie da Bolzano, dall'Alto Adige, dal confine con l'Austria, fino a Verona. Esatto, quindi potete dare uno sguardo più tecnico guardando la diapositiva. C'è più di 190 km di gallerie, cioè una delle opere, degli scavi ferroviari più grandi al mondo, la seconda opera più grande al mondo in Italia in questo periodo storico di crisi economica. E quindi ovviamente ce ne siamo subito interessati. E devo dire che è una cosa così grande che proprio l'ordine di grandezza ci rende difficile spiegarlo ai cittadini, o meglio far credere che sia vero ai cittadini. Io mi ricordo di banchetti in cui avevamo fatto un cartellone in cui scrivevamo: ma lo sai che in Trentino passerà l'alta velocità e vogliono fare più di 190 km di gallerie? La gente se ne andava indignata, i grillini se la sparano grossa, questa non è possibile, se no l'avrebbero detto in televisione. Eppure era così. Quindi è controproducente, così grande che è controproducente per far passare l'informazione alla cittadinanza, anche perché poi, non passando per il mainstream, noi l'informazione passa per quei comitati spontanei che vengono magari additati come anarchici, come insurrezionalisti, poi se vengono da territori come tradizionalmente anarchici è ancora peggio, quindi sono coperti anche da questa immagine negativa. In realtà sono semplici cittadini che cercano di darsi da fare. E quindi abbiamo un'opera gigantesca che ha il suo primo impatto a livello economico, cioè se è il secondo scavo più grande al mondo,
per tunnel ferroviario, quanto ci costerà? E infatti le cifre sono enormi. Si parla di, per il solo tunnel di base, che è un po' il tunnel che deve essere costruito tra l'Austria e l'Italia, da Fortezza per l'Italia fino al confine austriaco sono 32 km, più altri 23 in Austria, si parla di, per il solo versante italiano, di 9,7 miliardi, secondo una delibera CIPE, di cui il 35 italiano, perché il resto, attraverso quello che si diceva prima, dovrebbe essere finanziato dall'Europa. Anche questo io non so se verrà finanziato dall'Europa o no. So che comunque quei soldi sono comunque soldi nostri, che vengano erogati dall'Europa o dall'Italia, sono sempre soldi dei contribuenti italiani, perché noi riceviamo dall'Europa meno soldi di quelli che noi italiani diamo all'Europa, quindi sono sempre soldi nostri. 9,7 miliardi secondo la delibera CIPE, secondo però la Corte dei Conti austriaca sono 12, anche questa è una discrepanza che non si capisce. O meglio, si capisce perché, torniamo al punto di prima, l'Italia non conta mai, non mette mai a bilancio quelli che sono gli oneri finanziari, il pagamento degli interessi, anche questo non si capisce come è possibile. Poi abbiamo altri 82 km in provincia di Bolzano, 80 km in provincia di Trento e 33 in provincia di Verona. Anche qui ulteriori 8 miliardi. Allora, queste sono le cifre quelle ufficiali. In Italia, in media, quindi quando ci è andata bene con l'alta velocità, ci è costata il 6,7 volte in più rispetto a quanto deliberato. Quando ci è andata bene? Quindi quasi 7 volte tanto quello che è stato deliberato. Quindi se siamo fortunati, passiamo dai 12-13 miliardi ai 64 miliardi, cioè potremmo pagare, introdurre in questo paese il reddito di cittadinanza almeno per 3-4 anni. Chi non ha lavoro vive decentemente senza problemi per 4 anni. Come nel Kuwait. Esatto, quindi un'opera enorme, giustificata però almeno a parole da motivazioni nobili. Perché? Perché si vuole ridurre il traffico e quindi l'inquinamento, in particolare il traffico su gomma. Tralascio quello un po', vado velocemente su quello che è il concetto sbagliato e errato di base, la previsione di base, perché i progettisti già dagli anni 90 pensavano che il traffico merci su gomma sarebbe aumentato costantemente, invece è dal 2008 che non aumenta, è costante, si parla di per quanto riguarda il traffico su gomma di 28 milioni di tonnellate medie annue, costante dal 2008, anzi in diminuzione, e per quello su ferro, quindi trasporto ferroviario, di 14 milioni di tonnellate, considerando che la tratta storica, quindi la ferrovia storica da Verona a Bolzano, può sopportare, se aggiornata, se migliorata con interventi di ristrutturazione, 40 milioni di tonnellate, non 14, quindi è sottoutilizzata. I progettisti dicevano: ma tanto aumenterà il trasporto su merci per sempre, perché c'è questa visione, no? Che noi cresceremo per sempre, consumeremo sempre i prodotti fino all'eternità, come se le risorse non fossero infinite, invece non è così. Ma tutto questo aveva il fine di eliminare l'inquinamento. Ed effettivamente c'è un problema di inquinamento, perché nel fondo valle vicino, nelle zone di fondo valle limitrofe all'autostrada, c'è un problema di inquinamento reale. Allora, esiste una direttiva europea del 2008, numero 50, che ci impone di tenere il diossido di azoto, i livelli di diossido di azoto inferiori ai 40 grammi a metro cubo medio anno. E abbiamo delle tratte, delle zone, in particolare a Bressanone, che sono 70 grammi al metro cubo anno.
Quindi abbiamo il 68% in più di diossido di azoto. Un inquinamento elevatissimo. Il problema è che la direttiva europea ci impone di non superare questo tetto a partire dal 1 gennaio 2015. Questa enorme opera, che ci costa, se va bene, 64 miliardi di euro, dovrebbe, se va bene, essere ultimata nel 2035. Quindi noi dal 2015 al 2035 ci dovremo assorbire tutto questo inquinamento che supera i livelli di legge. Quindi questa è la grande visione dei nostri governanti. E tutto questo, fino al 2035, noi dovremmo avere questi danni ambientali, rischiamo di avere questi danni ambientali legati alla costruzione della grande opera. Ci sono, per quanto riguarda le acque sotterranee, 120 situazioni di rischio. Per le acque superficiali, 119 situazioni di rischio. Cioè, quando si scava, tu non puoi sapere cosa trovi. Non esiste al mondo nessuno che ti dice dove ci siano falde acquifere, dove passano le falde acquifere. Se le trovi, le rovini. E insegna, ci insegna qualcosa al Mugello, dove hanno fatto una tratta di alta velocità di 60 km, no 191, e ci sono 3.500 persone senza acqua, perché hanno prosciugato intere le falde acquifere per 60 km. Materiali di scavo, sono stimate 11 milioni di metri cubi di tonnellate di materiale di scavo che dovranno essere smaltite in qualche modo, 11 grandi cantieri, che vuol dire 80 ettari di territorio desertificati in una regione come Trentino Alto Adige, dove non è che abbiamo tantissimo territorio pianeggiante. Quindi questo è l'impatto ambientale che stiamo rischiando, cioè abbiamo più danni in fase di costruzione dell'inquinamento che dobbiamo risolvere oggi. L'altra menzogna che sta alla base del progetto è: ce lo chiede l'Europa. Non è vero assolutamente. Perché? Perché l'Europa, è vero che finanzia o mette a disposizione degli incentivi, chiede di migliorare quelli che sono i grandi corridoi di comunicazione e di trasporto, ma non parla mai di alta velocità. Adesso vi elenco le priorità indicate dall'Europa per quanto riguarda le linee d'azione e le priorità per quanto riguarda questi tratti, questi grandi corridoi di trasporto. L'Europa dice: le priorità sono mobilità durevoli delle merci, uso ottimale e ristrutturazione delle capacità, sia delle reti esistenti sia delle capacità, collegamenti e interconnessioni, miglioramento dell'interoperabilità, promozione dell'intermodalità, incremento della sicurezza, importanza delle sezioni transfrontaliere. Non parla mai di alta velocità. Cioè l'alta velocità è sempre e solo una scelta dei nostri governanti nazionali. Non c'è mai, non ci sono finanziamenti che vengono dati perché fai l'alta velocità. I finanziamenti verrebbero dati, se vengono dati realmente, perché si migliora. Basterebbe ristrutturare e i finanziamenti ci sarebbero lo stesso. Quindi questa è l'altra grande bugia. Allora noi di fronte, noi in Trentino, con i comitati di base, con i comitati in OTAV, abbiamo deciso a settembre di fare un'interrogazione parlamentare. Anche perché volevamo cogliere l'occasione, perché in quel momento la signora Maria Rita Lorenzetti, che era presidente dell'Italfer, che è la società che si occupa del coordinare, progettare le linee di alta velocità in tutta Italia, era all'arresto domiciliare per associazione per delinquere, abuso d'ufficio, corruzione e traffico di rifiuti, ed era quella che doveva coordinare la costruzione dell'alta velocità in Trentino. Quindi abbiamo deciso di fare un'interrogazione per chiedere cosa ne pensasse il governo di questa cosa. Abbiamo anche fatto l'interrogazione in realtà per un motivo molto più importante, perché avevamo scoperto, almeno io avevo scoperto grazie all'attività dei cittadini, che è la cosa più bella per un politico, o chi cerca di fare politica, cioè di gestire la cosa pubblica, che esisteva uno studio commissionato dalla società che deve costruire l'alta velocità in Alto Adige, anzi in Alto Adige, perché solo per, si parla per il momento solo per il corridoio di base,
uno studio all'Università di Innsbruck, Università di Medicina, per capire quali erano gli impatti ambientali del traffico con o senza il tunnel. Quindi uno studio scientifico, pagato da noi, perché quelle società sono tutte SPA, quello che è SRL, ma sono tutte società pubbliche, pagate dal pubblico. E quindi con gli stessi soldi avevamo fatto questo studio, che non era mai uscito, nessuno l'aveva mai visto. Allora abbiamo pensato di chiedere al governo di darci questo studio, visto che l'avevano pagato i cittadini, se potevamo leggerlo. L'abbiamo chiesto nel 2013. Ci hanno risposto che non potevamo averlo perché questo studio era previsto per legge austriaca, cioè l'Austria lo prevedeva, lo imponeva quando c'erano da fare opere di progettare opere di questo genere impattanti nel 2004, quindi nel 2004 è stato commissionato, è stato realizzato, ma siccome nel frattempo l'Austria ha cambiato legge, quindi non è più obbligatorio, non ce lo danno più. Ma non è che lo studio non sia più scientifico o non sia più valido perché non c'è più la legge che lo obbliga a farlo. E poi lo avevamo pagato, quindi volevamo leggerlo. Ci hanno detto di no. Quindi abbiamo chiesto a livello governativo, abbiamo fatto pressione. Non ci hanno detto di no, siamo usciti mediaticamente, abbiamo un po' sparso la voce, abbiamo cercato di far sapere questo rifiuto, perché poi quando c'è il silenzio, quando c'è la volontà di tenere nascoste le cose, ti vengono, ai cittadini in generale vengono dei dubbi, no? Perché nascondere qualcosa? C'è qualcosa sotto, e questo può tornare utile se vai a scavare. E abbiamo sparso la voce. Poi abbiamo continuato a fare una battaglia anche a livello provinciale. I nostri consiglieri hanno fatto la stessa interrogazione alla provincia, sia di Bolzano che di Trento, e la provincia continuava a negare, anche la provincia ha negato. Diceva di non averlo, l'ha commissionato, ma non ce l'aveva. Ce l'aveva la società diceva che non ce l'aveva più perché non era più obbligatorio, insomma non ce lo davano. È successo che miracolosamente mi è arrivata in busta chiusa a Montecitorio una lettera senza mittente. L'ho aperta, ho trovato una chiavetta, l'ho messa sul computer e c'era tutto lo studio del 2004 svizzero e austriaco. Allora, a me questa cosa qui è stata fantastica, ma dal punto di vista emotivo, umano, perché c'era qualcuno in Italia che sapeva le cose e finalmente si fidava di un, ma non di Riccardo Fraccaro, ma di un gruppo di parlamentari che sapeva che avrebbero fatto buon uso di quel documento così importante. E quindi, dopo neanche non so quante poche ore, è uscito su Google Drive. E quindi poi su tutti i giornali, è uscito anche sul Fatto Quotidiano, l'abbiamo studiato con i comitati di base, è venuto fuori che questa opera non serve assolutamente a nulla. È stato ancora più divertente perché i dirigenti della BBTSE, della società che deve costruire poi il tunnel di base, hanno detto: ma questo documento è sempre stato pubblico, dopo mesi e mesi di battaglie, rendendosi ancora più ridicoli. Allora abbiamo chiesto espressamente le loro dimissioni perché nel codice etico è imposto la massima trasparenza sulla documentazione relativa a tutto ciò che riguarda la costruzione del progetto TAV Brennero. Questa è stata la nostra battaglia fino ad oggi. E quindi il Movimento 5 Stelle si sta schierando apertamente, sta continuando a lottare perché questa opera non venga realizzata. Però, però, io sono convinto che sia, io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, e quei dati che vi ho detto forse sono anche imparziali, forse non sono perfettamente corretti. Io nei miei studi, nelle mie discussioni, nelle mie letture, ho maturato l'idea che quest'opera non debba essere realizzata e sia un'opera di finanza criminale. Trovo però del tutto sbagliato pretendere di imporre la mia decisione ai nostri governanti. Tuttavia, pretendo, dopo aver detto questo, che i nostri governanti
non impongano la loro decisione ai cittadini italiani su queste grandi opere soprattutto. Cioè, il problema che io ho riscontrato, soprattutto dopo essere stato eletto parlamentare, è che c'è di base una concezione distorta della democrazia. Non esiste, la democrazia non significa dare ogni 5 anni attraverso un voto il potere di decidere per noi ai nostri governanti. Chi pensasse questo dovrebbe giustificare, perché questa è la causa, tutti i mali del nostro paese in questo momento. I nostri governanti, secondo il mio giudizio, devono essere chiamati a tradurre concretamente, ed è questa la loro responsabilità, i sogni, i desideri, la volontà dei loro concittadini, che devono poter in ogni momento dire cosa vogliono o cosa non vogliono, cosa gli va bene e cosa non gli va bene. Altrimenti non siamo più in una democrazia, ma in una oligarchia delegata, e non è il paese in cui voglio vivere. C'è un'altra considerazione da fare. Il problema non sta nella coscienza civile delle persone, non sta nel fatto che gli italiani non hanno coscienza civile, non sanno cosa vuol dire partecipare e delegano. Il problema sta che non ci sono gli strumenti per partecipare. Non abbiamo gli strumenti come cittadini di poter dire quella legge non la vogliamo, o non abbiamo gli strumenti per poter dire quella legge ve la imponiamo. E questi strumenti sono semplicissimi e ci sono in quasi tutti gli stati occidentali più avanzati, soprattutto in quelli più ricchi. Il 70% degli americani vive in stati in cui ci sono strumenti di partecipazione e di democrazia diretta, e parlo di quelli semplicemente che si chiamano referendum propositivo, abrogativo, confermativo, senza quorum. Strumenti semplicissimi, perché anche se la democrazia non c'è quando tante persone partecipano, basta 2 persone perché ci sia democrazia, non è la quantità. C'è democrazia quando tutti possono partecipare, e quindi devono esserci tempi e mezzi di informazione adeguati, e quando tutti quelli che partecipano, fossero anche 2, possono decidere. Questa è la democrazia. Allora, secondo me, per risolvere tutti questi problemi, dobbiamo iniziare a metterci nell'ordine delle idee che la priorità è dotarci di questi strumenti giuridici, perché l'alternativa che io vedo è la disobbedienza civile, la protesta, la lotta pacifica. Ma questo non è democrazia, questa è rivoluzione, che io sinceramente, a cui io non sono assolutamente contrario, ma che non auspico. Scusate per il tempo che vi ho fatto perdere questa sera. Grazie Riccardo. Mi dai la possibilità di ripassare velocemente la parola a Scanziani. Quando hai citato alla fine la democrazia diretta, perché Scanziani, essendo cittadino italo-svizzero, in Svizzera... Non solo svizzero. Diciamo, come cittadino. Ci dà la possibilità di dire che cosa, Riccardo? Che la Svizzera è un esempio di democrazia diretta. E infatti Scanziani credo che i problemi che ha citato sull'alta velocità in Svizzera... Non è stata nemmeno proposta. Ecco, quindi c'è questo, sicuramente c'è questo collegamento. Ecco, le passo la parola. Scusate, nella foga mi sono dimenticato di 2 cose importanti. La prima, che... l'altra fola, per usare un termine elegante, che vi ha raccontato Trenitalia, Ferrovie dello Stato, è il fatto che esista l'alta capacità. È un'invenzione tutta italiana. Né in Giappone, né in Spagna, né in Francia, i treni merce viaggiano sui binari ad alta velocità. Non è possibile, è impensabile. E non esiste, quindi l'alta capacità è una fola.
si può trasportare per treno tutto, ma sui binari normali. In Svizzera hanno fatto una legge per cui chi vuole attraversare col TIR la Svizzera ha da pagare una tassa enorme, altrimenti sale sul treno, attraversa la Svizzera, va a Busto Arsizio e lo scarica lì. Cioè, e la Svizzera ha anche aiutato a pagare questo terminal a Busto Arsizio. È solo per dirvi che siamo presi in giro sempre. Ma vorrei finire con uno studio che nella foga mi sono dimenticato. Paolo Beria e Raffaele Grimaldi del Politecnico di Milano hanno pubblicato uno studio interessantissimo, per cui hanno stabilito che tutte le linee attuali di alta velocità sono in perdita. L'unica in pareggio è la Milano-Bologna. Le previsioni di tutte le non parliamo della Roma-Napoli, la Roma-Salerno, la Torino, la Torino-Milano è in perdita, sarà in perdita la Venezia-Milano o Milano-Venezia, sarà in perdita ed è previsto che sia in perdita, lo citano nello studio, e questo è un fatto. L'altro fatto che mi sono sempre dimenticato, sempre la foga, è che in Italia, straordinariamente, le linee del treno TAV costano 4 volte le stesse tipo di linee francesi. Ora, in Francia la gente guadagna di più, gli ingegneri guadagnano di più, forse gli amministratori delegati guadagnano meno, non lo so, non ho fatto questo studio, potrò aggiornarmi. Certo che guadagnare 850.000 euro l'anno per gestire le cose così come abbiamo visto che si gestiscono non è proprio un cattivo stipendio. Quindi questo è le ultime cose che volevo raccontare, scusatene, grazie. Bene. Sì, dopo. Adesso continuiamo con un altro relatore, Fiasconaro, che prego di venire a accomodarsi, per piacere, se ti puoi mettere nell'altro estremo. Ma voi rimanete pure, se volete, non c'è problema. Abbiamo già previsto un'altra postazione nell'altro estremo. E Fiasconaro ci spiegherà le azioni fatte in Regione Lombardia contro la TAV. Contro il TAV. Bravo. Sì, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito a questa serata veramente molto interessante. Allora, cosa abbiamo fatto in Regione Lombardia? Intanto, chi sono? Fiasconaro Andrea, sono consigliere regionale del Movimento 5 Stelle qua in Regione Lombardia, sono consigliere insieme ad altri 8 colleghi fantastici, io sono di Mantova, qui c'era in sala, poi è andato via prima perché avevo un impegno, Gian Pietro Maccabiani che è il vostro consigliere di Brescia. E io in realtà non mi occupo di trasporti in regione, mi occupo di altro, faccio parte della Commissione Cultura e della Commissione Ambiente, però diciamo che il tema dei trasporti mi ritrovo varie volte a doverlo affrontare, sia perché io stesso sono un pendolare, nel senso che io vivo a Mantova e tutti i giorni reco Milano in treno, e affrontando un calvario che è il viaggio da Mantova a Milano con la linea ferroviaria che abbiamo, e sia perché le sollecitazioni che arrivano dal territorio sulle problematiche dei pendolari dei trasporti e nei trasporti locali, quindi lombardi, sono all'ordine del giorno. E questo è un po' il punto. Allora, cosa abbiamo fatto in Regione Lombardia contro il TAV? In realtà le azioni
diciamo, importanti non ne sono state fatte, perché il tema TAV in regione è stato toccato in maniera marginale, se vogliamo, nel senso che per quella che è la mia esperienza in questa legislatura, si è parlato del TAV, del collegamento Milano-Venezia, quindi del Brescia-Verona, se ne è parlato in maniera abbastanza fugace in una seduta di commissione, della commissione quinta, che è la commissione trasporti, e se ne è parlato soprattutto evidenziando le enormi problematiche di questo progetto. E i consiglieri bresciani, anche i consiglieri di maggioranza, evidenziavano come il progetto avesse delle enormi problematiche nel tracciato, diciamo, che è stato ipotizzato, e quindi ipotizzavano una soluzione alternativa, ma anche la soluzione alternativa, che è quella che passerebbe più in basso, diciamo, anche questa avrebbe delle enormi criticità. Ma infatti su quello su cui mi volevo soffermare non era questo progetto, ma era la situazione del pendolarismo, perché è questa l'utenza maggiore che riscontriamo in Lombardia e anche su quella tratta, cioè degli spostamenti relativamente brevi che collegano, diciamo, questi centri, principali centri che lombardi, tra la Lombardia e il Veneto. E allora è su questo su cui noi dobbiamo concentrarci, quindi è su questo su cui noi dobbiamo sostenere l'azione di, della società che gestisce, che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, cioè Trenord. Ed è su questo su cui dobbiamo puntare, cioè un investimento sostanziale di risorse, e qui mi riallaccio a quello che diceva Francarlo. Lui parlava dell'Europa e di quello che l'Europa, delle direttive che l'Europa dà sui trasporti. E l'Europa mette a disposizione anche quantità di fondi, diciamo, ingenti. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intercettare questi fondi, ma investirli in che cosa? In ammodernamento delle linee e rinnovo del materiale rotabile, che significa nient'altro che acquisto di nuovi treni, treni più confortevoli e ammodernamento delle linee esistenti. Questo per rendere il trasporto pendolare più confortevole, che è questa la chiave, perché ripeto, non è questione di spostamenti veloci tra grandi centri, ma è questione di spostamenti mediamente veloci tra vari piccoli centri. Questo è quello su cui noi dobbiamo, e quindi io ho detto, vengo da Mantova, prendo il treno da Mantova a Milano tutti i giorni e lì vivo sulla mia pelle, addirittura la linea di Mantova è stata classificata come una delle 10 peggiori linee ferroviarie d'Italia, abbiamo questo triste primato, tra l'altro l'unica linea monobinario ancora in Lombardia, tra le poche linee monobinarie, ma la situazione non è tanto diversa se io, cosa che ho fatto per esperienza, da Peschiera prendo il regionale che va a Milano. E quindi è su quello su cui dobbiamo concentrarci, e l'azione deve essere intercettare questi fondi europei e chiedere a Trenord e a Regione Lombardia maggiore stanziamento di fondi anche regionali su questo, cioè sul trasporto, diciamo, pubblico locale, ma in questo caso sul trasporto ferroviario pendolare, e sulla, quindi su queste due grandi diciamo, azioni, che sono il rinnovo del materiale rotabile, cioè i treni, e il rinnovo delle linee, l'ammodernamento delle linee. Chiudo, prima si citava le problematiche, i costi del TAV, e questi sono già stati spiegati in maniera molto chiara, ma anche le problematiche ambientali, la questione delle falde acquifere e i rischi per le falde acquifere. Bene, io vi voglio far notare che questi rischi noi li corriamo anche in Lombardia, e anche su questo tracciato alternativo del TAV su questa linea Brescia-Verona, perché noi abbiamo nel basso, nell'Alto Mantovano, situazioni di una situazione geologica particolare
con acquiferi profondi, cioè falde acquifere profonde, che sono la risorsa idrica del futuro, che verrebbero intaccate da questo progetto, che quindi porterebbero a quella situazione di gravissimo rischio ambientale che si è delineata prima, che si spiegava prima per quello che è successo in Toscana o per quello che potrebbe succedere in Trentino, eccetera. Grazie. C'è Libero Lorenzoni che vorrebbe aggiungere alcune parole. Buonasera. Mi permetto, anche se non ho l'età di Scanziani, di rammentare che in questa provincia è stato recentemente speso un miliardo, praticamente 900 passa milioni, per una metropolitana che viaggia ad una velocità di, non so quanto è la velocità media della metropolitana di Brescia, 40 km, 50 km all'ora, quando negli anni 50 sulla provincia di Brescia, lo si può trovare, lo potete verificare sul portale, sul sito web della provincia di Brescia, sino agli anni 50 c'erano ben 13 linee metropolitane che attraversavano tutta la provincia di Brescia e le valli. L'unica che è rimasta è quella che arriva a Edolo, ma c'era quella della Valtrompia che arrivava a Marcheno, quella della Valsabbia che arrivava a Ponte Caffaro, c'erano quelle che facevano la bassa bresciana, quelle che arrivavano sui laghi, Savò, Desenzano, si trovano ancora le fotografie, il porto di Salò, il porto di Desenzano, con lo scalo ferroviario, la bassa, cioè e i collegamenti con Mantova, con Cremona, con Parma. Io mi chiedo, ma questa è evoluzione o qualcos'altro? E l'intelligenza umana sono state smantellate, tolto tutto, proprio le banchine, non soltanto i binari, tolto tutto, per fare gli interessi della Fiat, degli Agnelli, ma e i politici che cosa hanno pensato? Cioè io mi sono permesso soltanto di rammentare questa cosa perché la ragione umana deve essere superiore e non bisogna dimenticare gli errori fatti. Scusate, era soltanto questa cosa. Prego.